Salve ragazzi, proseguiamo questa video lezione sui poligoni inscritti e circoscritti alla circonferenza e in particolare adesso ci spostiamo dal poligono qualsiasi, che può avere quindi un numero qualunque di lati, a un poligono più semplice, il più semplice di tutti, quindi parliamo di triangoli. Triangoli inscritti e circoscritti. Le conclusioni a cui arriveremo, e adesso vedremo come, sono abbastanza semplici. Qualsiasi triangolo, un triangolo, è sempre inscrivibile e anche circoscrivibile ad una circonferenza. Quindi le condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità che abbiamo visto prima per i poligoni sono sempre verificate per i triangoli. Rivediamo brevemente e velocemente quali erano queste condizioni. Un poligono è inscrivibile a una circonferenza se tutti gli assi dei suoi lati si incontrano in un punto, mentre è circoscrivibile a una circonferenza se tutte le bisettrici dei suoi vertici, dei suoi angoli, si incontrano in un punto. Un'altra cosa da precisare. Il punto d'incontro degli assi, cioè il centro della circonferenza a cui il poligono è iscritto, si chiama circocentro. Stiamo attenti al nome perché c'è una bivalenza di questi concetti, cioè il poligono è iscritto nella circonferenza, di conseguenza la circonferenza è circoscritta al poligono. Il punto è il centro della circonferenza, quindi nel dare il nome al punto si pensa alla posizione in cui si trova la circonferenza. Quindi poligono inscritto, circonferenza circoscritta, quindi il centro di questa circonferenza si chiama circocentro, perché il nome viene dato pensando alla circonferenza, ok? Non al poligono. Bene, se invece parliamo di poligono circoscritto, il punto che sta al centro della circonferenza è il punto d'incontro delle bisettrici. Il poligono è circoscritto. La circonferenza è quindi iscritta nel poligono. Il punto che è il centro della circonferenza si chiama incentro. Quindi attenzione a non confondere questi due punti, si chiama circocentro il centro della circonferenza circoscritta al poligono, quindi quella a cui il poligono è iscritto, e questo punto si chiama quindi circocentro, perché il centro della circonferenza è circoscritta. Al contrario, si chiama incentro il centro della circonferenza iscritta, quindi dentro il poligono, ok? Quindi il poligono rispetto alla circonferenza è circoscritto. Ripetiamo quindi che il nome del punto viene dato osservando la circonferenza, non il poligono. Quindi poligono iscritto, circonferenza circoscritta, poligono circoscritto, circonferenza iscritta. Attenzione che è iscritta, no iscritta, ok? Non è l'iscrizione a scuola. Inscritta vuol dire che sta dentro, quindi in dentro. Ok, allora passiamo ai triangoli. Un triangolo abbiamo detto, e adesso lo dobbiamo però dimostrare, è sempre inscrivibile ad una circonferenza ed è sempre circoscrivibile. Quindi un triangolo ha sempre un circocentro e un incentro. Vediamolo con una rappresentazione grafica su GeoGebra. Allora, partiamo da un triangolo, questa era la vecchia figura del poligono, non mi serve più. Eliminiamo anche queste rette, eliminiamo tutto e disegniamo un triangolo ABC. Cerchiamo il circocentro, centro della circonferenza circoscritta, quindi la circonferenza rispetto alla quale il poligono è iscritto, ok? Incontro degli assi dei lati. Quindi se voglio cercare il circocentro, devo disegnare gli assi di tutti i lati AB, BC. Se mi fermo a due lati, è ovvio che ci sia un punto di incontro, ok?
La domanda è: siamo sicuri che anche il terzo lato passerà per lo stesso punto? Beh, in realtà sì. Quindi, in un triangolo è sempre vero che tutti e tre gli assi dei lati passano per un unico punto. Ho disegnato il terzo asse e in effetti sperimentalmente vedo che è vero. Ok? Guardate, cambio il triangolo, il punto D rimane sempre l'incontro di tutti e tre gli assi. Non succede mai che i tre assi non passino per lo stesso punto. Può succedere che il circocentro sia esterno al triangolo. Disegniamo la circonferenza che ha centro in D e passa per uno dei vertici, automaticamente passerà anche per gli altri, vedete? Quindi il concetto è: in un triangolo i tre assi passano sempre per lo stesso punto, per un unico punto. Detto in altre parole, se disegniamo solo due assi otteniamo un punto, ok? Il terzo asse sarà anch'esso passante per questo punto. Dimostriamolo. Allora, qui ho disegnato gli assi dei lati AB e BC. Manca l'asse di AC. La mia tesi è che D appartiene anche all'asse AB. Ok? Allora vediamo come ciò è possibile, come ciò si può dimostrare. Allora io per adesso nascondo gli assi, però ricordiamoci che il punto D sta sull'asse di AB, ok? Che è questo, ma lo nascondo, e sta anche sull'asse di BC. Questa è l'ipotesi. La tesi che D stia anche sull'asse di AC. Che vuol dire per un punto stare sull'asse di un segmento? Abbiamo detto prima che per costruire l'asse di un segmento io disegno la retta perpendicolare al segmento e passante per il suo punto medio. Ma la proprietà che definisce l'asse è un'altra. L'asse è il luogo dei punti equidistanti dagli estremi del segmento. Quindi sapere che D sta sull'asse di AB mi permette di dire che DA è congruente con DB. Allora, l'asse lo disegniamo tratteggiato, ok? Tratto punto, e lo coloriamo di verde. Mentre quei segmentini neri che ho fatto servono a visualizzare la distanza DA e DB. Queste due distanze sono uguali, quei due segmenti sono congruenti, perché D è un punto dell'asse del segmento AB, e quindi equidistante dagli estremi del segmento AB. Andiamo avanti, nascondiamo per un attimo l'asse. Disegniamo l'altro asse, ok? Anche in questo caso lo facciamo colorato, ok? Lo facciamo sempre tratto punto. Aspettate, lo devo selezionare bene. Non me lo vuole cambiare, facciamo così. Lo facciamo tratto punto, eccolo qui. È di colore arancione. Averlo cambiato. Benissimo. Questo è l'asse del segmento BC. Cosa vuol dire che il punto D appartiene a quest'asse? Beh, vuol dire che la distanza BD e la distanza DC sono congruenti. Allora, questo per la definizione di asse, ok? È il luogo geometrico dei punti equidistanti dagli estremi del segmento. Allora, cosa possiamo dire? Che la distanza AD è congruente alla distanza BD, perché D fa parte dell'asse di AB, ma la distanza BD è anche congruente alla distanza DC, perché D sta anche sull'asse di BC, proprietà transitiva della congruenza. E allora AD è congruente a DC. Quindi ripeto, AD è congruente a BD per il primo asse. BD è congruente con CD per il secondo asse, e allora proprietà transitiva AD è anche congruente con CD. E questo che vuol dire? Che il punto D è equidistante sia da A che da C e quindi sta necessariamente sull'asse di AC. Allora abbiamo dimostrato che in un triangolo i tre assi dei lati si incontrano sempre in un unico punto, e questo punto è il centro allora della circonferenza circoscritta. Questo punto, quindi, in altre parole, è il circocentro. Un triangolo ha sempre un circocentro, quindi si può sempre inscrivere in una circonferenza. Ok, abbiamo dimostrato la prima affermazione. Il triangolo è sempre inscrivibile, ha sempre un circocentro. È anche circoscrivibile. Andiamo a vedere.
Cosa vuol dire questo? Che posso sempre trovare un incentro. Attenzione al cambio di nome, circoscrivibile, incentro, perché la circonferenza allora è inscritta. Cosa vuol dire? Che abbiamo sempre un unico punto di incontro tra le tre bisettrici. Preso un triangolo, ok, avremo sempre un punto unico in cui si incontrano tutte e tre le bisettrici. La dimostrazione si può fare in questa maniera, guardate. Allora, disegniamo la bisettrice del vertice A. Eccola qui. Disegniamo la bisettrice del vertice B. Eccola qui. Domanda, o tesi, meglio tesi. La bisettrice del vertice C passa anche lei da questo punto? Beh, se la disegno, sperimentalmente vedo che è vero. Se modifico il triangolo, continuo a vedere che tutte e tre le bisettrici passano per lo stesso punto. Bene. Dimostriamolo però. Allora, nascondiamo questa bisettrice. Le prime due bisettrici ovviamente passano per un punto, due rette si incontrano certamente in un punto, il problema è dimostrare che lo fa anche la terza, ok? Questo è il punto di incontro. Ora, da questo punto di incontro traccio le perpendicolari ai lati, quindi abbiamo tracciato le bisettrici di A e di B. Da questo punto tracciamo le perpendicolari ai lati, allora tracciamo la perpendicolare da D al lato AB e da D al lato AC. Poi tracciamo le perpendicolari da D anche al lato BC. Ora a questo punto io le bisettrici le nasconderei per evitare troppa confusione. Quelle che state vedendo sono le perpendicolari, ok, mandate da questo punto ai vari lati. E anzi, nemmeno le rappresenterei totalmente queste rette perché anche in questo caso si fa un po' di confusione, ma individuiamo i punti dove toccano i lati e disegniamo solo i segmentini che vanno dal centro, cioè dal punto di incontro, ai lati. Allora adesso nascondiamo le rette, lasciamo solo i segmenti così la figura risulta un po' più semplice. Quindi rimettiamo le bisettrici. Abbiamo disegnato, questa retta si può togliere, che era un asse ancora. Questa è una bisettrice e questa è l'altra bisettrice. Ne disegniamo solo due, perché la terza voglio dimostrarlo che passerà per lo stesso punto. Allora, queste rette adesso le facciamo colorate così capiamo, le distinguiamo bene dalle altre. Ok? Le rette in rosso sono delle bisettrici. Abbiamo individuato il punto D come incontro tra due bisettrici. Due bisettrici si incontrano certamente in un punto. Ok? E da questo punto D abbiamo tracciato le perpendicolari. Eccole qui. Nascondiamo un attimo. Ecco. Abbiamo tracciato dal punto D le perpendicolari ai lati 1 e 2 e 3. A questo punto cosa dobbiamo affermare? Beh, siccome D sta sulla bisettrice uscente da A, questi due segmenti DE e DG sono congruenti. Beh, perché? È perché la bisettrice di un angolo, ok, passa per il centro della circonferenza che è tangente ai due lati. Ok, se qua immaginate una circonferenza, abbiamo la figura delle due tangenti alla circonferenza. E allora la bisettrice tra i due segmenti di tangente passa per il centro di questa circonferenza. E siccome DE e DG sono i raggi di questa circonferenza, ok, devono essere congruenti. Quindi abbiamo dimostrato che DE e DG sono congruenti. Ora guardiamo l'altra bisettrice che ho tracciato, quella per B. E beh, anche qui posso fare lo stesso discorso. La circonferenza che passa per D e passa per E per F. Abbiamo costruito nuovamente la figura di una circonferenza, un punto esterno e le due tangenti. Sappiamo che sulla bisettrice ci sta il centro, quindi questa ha come conseguenza che i due segmenti perpendicolari, ok, perpendicolari alle tangenti, sono i raggi di questa circonferenza e sono congruenti. Ok, interrompo il video perché siamo arrivati al tempo massimo e proseguo subito con un terzo video. A fra un attimo.